Oggi siamo tutti e due. Siamo tornati. In molti mi hanno chiesto su Renderit se potevamo spiegare un pochino come funzionava per noi il lavoro in remoto. E quindi abbiamo pensato di fare così, di raccontare un pochino come siamo arrivati a lavorare in remoto e come funziona sia dal livello burocratico che un pochino tecnico. No, non scenderemo troppo nel dettaglio, però poi No, dopo beh, ci se... sarebbe tanto da dire, e Sì. poi ci sono varie cose anche molto tecniche, proprio non siamo i più No. indicati, però una prima infarinatura che può aiutare qualcuno a capire in che direzione muoversi, Sì, probabilmente. anche quello le cose che ci hanno messo in difficoltà all'inizio, magari salviamo nel tempo qualcuno. Sì, no, un paio di mesi magari. Esatto, e poi se qualcuno comunque dopo ha dubbi, perplessità, può scriverci, scrivermi e siamo sempre qui, pronti a rispondere. Allora, va detto che tutti e due abbiamo lavorato nei nostri uffici abbastanza a lungo, io un po' meno, lui un po' di più, prima di arrivare a questa cosa, a questa possibilità qua, diciamo. E penso che questo sia una cosa abbastanza indispensabile, nel senso, a meno che uno non voglia fare un collaboratore esterno, e allora quello forse è diverso come freelance, eccetera, però per essere dipendenti assunti distaccati, Sì, più di quello si parla. esatto, noi siamo tutti e due, abbiamo un contratto italiano e lavoriamo tutti e due con la Germania, da qui. Quindi sì, è un contratto italo-tedesco, Sì. quindi bilingue, tradotto in tutte e due le lingue per far sì che tutte e due le parti riescano a comprendere e ad accettare il contratto, insomma. Però riguardo al discorso del tempo che facevi, sì, penso sia importante costruire un rapporto di fiducia prima di potersi muovere. Sì, beh, va anche detto che noi non ce l'aspettavamo questa opportunità qui, nel senso che sapevamo di voler tornare in Italia, non sapevamo bene come sarebbe andata, pensavamo di aprire un nostro studio forse, ma principalmente perché credevamo fosse l'unica Sì, non ho. opzione possibile. E entrambi, invece, quando abbiamo comunicato ai nostri uffici che ce ne saremmo andati, ci è stato C'è stata fatta detto, questa offerta. esatto, perché non rimanete? E Penso da che lì. noi all'epoca non sapevamo neanche che fosse possibile No. mantenere un contratto intraeuropeo. Sì. Sì, penso che questa sia lo primo scoglio iniziale, perché non sapendolo. Sì, penso alla burocrazia. Sì, noi ci abbiamo messo un pochino a capire questa cosa, perché se tu digiti su Google lavoratore dipendente distaccato in Italia, datore di lavoro Sì. Germania, insomma, ci ho provato, ma non è venuto fuori No, niente. è una ricerca un po' Complessa. specifica. Poi tutto si applica solamente, almeno l'esperienza che abbiamo noi è relativa a paesi che stanno entrambi all'interno dell'Unione Europea. Sì. Ho visto che quando cercavo questa cosa qui, ho visto che alcuni paesi hanno comunque, perché poi c'è il discorso della doppia tassazione, però in realtà noi siamo dipendenti a tutti gli effetti italiani, nel senso che paghiamo le tasse in Italia, però insomma adesso spieghiamo un pochino come siamo arrivati a questa cosa qui. Direi che la parola chiave per la parte burocratica è rappresentante previdenziale. A meno che l'azienda non abbia già un quartier generale nel paese in cui puoi andare a vivere, in cui ti vuoi trasferire, ma Nell'Italia è il paese in cui tu vuoi andare a vivere, perché noi proponiamo noi solo. proponiamo solo l'Italia, non importa se volete fare remote working per No, qualche altro paese. è la stessa cosa. No, lo so, nel senso che noi possiamo parlare dell'Italia perché per funziona così in Sì, Italia, sì. Vabbè, poi probabilmente è molto simile, però sì. nel momento in cui l'azienda ha un ufficio localizzato nel Sì, sì, non si applica più il problema, no, ovviamente. sì, beh, esatto. Nel nostro caso comunque abbiamo trovato questa figura che è rappresentante previdenziale, solitamente è un commercialista, un Consulente del consulente del lavoro. lavoro. Cioè proprio cercando su internet chi offre questo Questo servizio. servizio,
uffici più o meno grandi. È un po' difficile forse in Italia, è un po' difficile in genere trovare una inquadrare questa figura professionale perché deve avere molte, ad esempio, una delle cose più difficili è stato trovare qualcuno che fosse bilingue, Ah che beh, sì. potesse offrire il servizio quantomeno in inglese, ma soprattutto anche in tedesco. Sì. Poi è stato per noi importante che ci fosse, sì, bilinguismo perfetto dall'altra parte. Sì, noi l'abbiamo trovato, abbiamo trovato un ufficio italo-tedesco, se avete bisogno ci chiedete, possiamo darvi i contatti e tutto quanto. E quindi questo è stato il primo step, quindi trovare un rappresentante previdenziale che si occupa, quindi andiamo nello specifico ma non troppo, di aprire una posizione Fiscale. fiscale in Italia. Quindi praticamente all'ufficio tedesco viene assegnato un codice Un codice fiscale. fiscale. E quindi tramite quello l'ufficio tedesco può Versare. versare i contributi. I contributi è l'unica cosa che possono versare. Noi riceviamo lo stipendio al netto dei contributi al lordo delle tasse, quindi poi una volta all'anno ci occupiamo da Della soli, dichiarazione dei esatto, redditi. tramite dichiarazione dei redditi, di versare le tasse, insomma. E in Italia è importante perché questo non è, no, ci è stato chiesto spesso, lo facciamo in Italia perché noi viviamo in Italia tutto l'anno, nel senso, comunque superati i 182 giorni all'anno di residenza fiscale, tu devi pagare le tasse nel paese in cui hai questa residenza. Esatto. E quindi in realtà è stato più lungo fare questa ricerca di capire come si potesse fare, poi una volta trovato la persona giusta, ci è voluto il tempo che ci è voluto per convertire i contratti, convertire anche gli stipendi, perché anche le tassazioni sono diverse in Italia e in Germania. Intraprendete azioni un po' manageriali, fate veramente contatto col cliente, cioè acquisite clienti, perché a quel punto lì l'azienda dovrebbe aprire un ufficio proprio, non solamente una posizione fiscale. Quindi quella è una cosa un po' delicata, nel senso, chi è dipendente e fa quello che faceva nell'ufficio originariamente. Ok, passando invece alla parte più tecnologica, diciamo, noi abbiamo visto che sono due principalmente i modi di lavorare in maniera remota ed è tramite desktop remoto e quindi il vostro computer, per esempio il mio computer si trova a Berlino per un periodo Sì, quindi tutto il e calcolo viene esatto. effettuato da un'altra In parte. Italia basta avere un computer, può essere anche semplicemente un laptop, perché ho avuto colleghi che hanno fatto la stessa cosa tramite desktop remoto, ma e si connettevano tramite un laptop connesso a due schermi. Diciamo che questa è la maniera un po' più snella di gestire la cosa, perché il server è tutto in Germania e quindi Ha dei semplicemente, pro e dei contro. esatto, ci vuole intanto un'ottima connessione internet, perché senza connessione, che salti la connessione qui o che salti la connessione in Germania non si lavora e quindi questo può essere un bel problema. L'altro problema che io ho riscontrato principalmente è la qualità grafica, nel senso che in realtà come responsività devo dire che era abbastanza rapida. Il movimento degli oggetti in 3D Studio Max funzionava perfettamente, anche andare attraverso le cartelle funzionava bene. C'è un problema però di qualità Di del profondità del colore. colore che può essere trasmessa. Sì, e secondo me se uno si trova a fare molta post-produzione diventa molto Anche difficile perché il lavorare in supporto Photoshop. OpenGL per remote desktop, Sì. adesso non sono informatissimo, c'è più di qualche problema. Poi ci sono anche tanti altri software remote desktop, Sì, pare all'inverità di funzioni Windows, quindi. bene perché ottimizza un po' il flusso. Ce ne È sono altri come TeamViewer. molto veloce. Io ho provato anche TeamViewer, non è la stessa cosa. Sì, Per quanto mi riguarda, non c'era paragone fra i due, perché il modo in cui accedi alle informazioni è diverso. Però comunque questo, diciamo, è un po' il primo metodo che può andare bene se uno si dedica soprattutto alla modellazione, secondo me. E, poi si va molto sul tecnico. sì, però appunto la cosa indispensabile è un'ottima connessione a internet, perché
appena c'è un problema da una parte o dall'altra, poi bisogna sapere avere qualcuno anche che vi setta un VPN, ma questo Sì, non è una cosa ovviamente. impossibile. E naturalmente VPN, remote desktop vanno settati, ma insomma penso che queste siano le cose più semplici da settare. Altri pro sono il fatto che, comunque, essendo il calcolatore nell'azienda centrale, Se c'è un nel problema, caso di manutenzione, eccetera, eh per il sì. datore di lavoro è molto più semplice da gestire, è più semplice fare qualsiasi operazione. E questo, diciamo, è il primo metodo, detto in maniera... Poi, naturalmente tutto quello che interessa approfondire basta chiedere, possiamo fare o un altro video o rispondere semplicemente alle domande, probabilmente è più specifico se qualcuno ha dei dubbi che ci chieda un po' quali sono. L'altra possibilità è semplicemente una copia locale della configurazione dell'ufficio d'origine, quindi sì, replichi il mapping dei vari dischi in modo che la libreria possa essere connessa. Poi anche qui si può andare molto sul tecnico a seconda del livello di interazione che si vuole raggiungere, nel senso che ormai ci sono studi che sono a Londra però renderizzano in Cina, cioè si può fare di tutto, non siamo noi le persone per No. spiegarvi come, però di base questa è l'altra possibilità, avere una copia locale, quindi una macchina, una workstation o più workstation. E una copia del server, probabilmente con la libreria che il vostro ufficio offre. Sì. Che bisogna fare un mirroring, nel Sì, senso ogni anche qui tot. c'è sempre bisogno del VPN, che praticamente noi lo spieghiamo per come l'abbiamo capito noi e per quello che serve a un dipendente che non sia IT capire questo tipo di cose. Insomma, poi ovviamente ci sono persone più formate, però il VPN riesce ad estendere, a connettere due linee diverse facendole figurare come nella stessa rete locale, spiegato in parole povere, e Per cui si niente, può accedere alle si cartelle può che accedere alle sono nel server. cartelle in remoto localizzate da un'altra parte in Europa e viceversa. È importante. E qui a seconda della velocità, a seconda di come è configurato il tutto, ci possono essere vari livelli di interazione. Nella mia esperienza, diciamo che si cerca di limitare il flusso di dati giornaliero, nel senso che più una persona riesce a lavorare indipendentemente, cioè autonomamente in un progetto, ovviamente il flusso di dati è minore. Se invece c'è bisogno di un continuo scambio, una continua collaborazione, perché se magari si lavora in team più grandi, ovviamente la configurazione diventa più complessa e la velocità deve aumentare proporzionalmente. Quindi l'aspetto tecnico, diciamo, è questo, nel senso le possibilità sono queste due che sono quelle che noi abbiamo testato, non so se ce ne siano altre, però Pro e queste contro sono. dell'ultima, magari, che abbiamo discusso, è che ovviamente bisogna acquistare nuovo hardware e muoverlo, cioè spedirlo, e E più configurarlo. configurarlo, e quindi richiede, sì, comunque è un po' più complessa la gestione, e d'altra parte si è più autonomi Indipendenti. perché i backup comunque, cioè c'è un margine di sicurezza migliore perché i backup ci sono in due posizioni diverse geografiche, e che altro? L'indipendenza Dovete principalmente. considerare ovviamente l'ingombro dell'hardware e il consumo dell'hardware a seconda Sì. di chi voglia, cioè, di che cosa preveda il contratto. L'ultimo tema secondo me interessante è un po' la comunicazione, nel senso noi siamo sempre iperconnessi, Skype è il nostro più grande alleato, e abbiamo sempre Skype acceso, che sia tramite Skype call oppure semplicemente in chat, riusciamo a comunicare con i nostri colleghi in tempo reale, quindi anche è molto comodo poter fare la condivisione dello schermo, ma questo...
Vale anche per quando un cliente è in un altro Sì. posto, quindi sono. Non sono cose nuove, Esatto, però. la comunicazione secondo me è molto snella. L'unica cosa che appunto ci dicevamo tutti e due è importante mantenere, oltre alla comunicazione, anche un incontro Rapporto. fisico, nel senso vedersi e rimanere in contatto non solo Sì, in nonostante ci maniera siano dei mezzi tecnologica. di comunicazione, di telecomunicazione, comunque l'incontro di persona e il rapporto di persona è un'altra cosa. Per Quindi ora noi bisogna. speriamo che nei prossimi anni le cose migliorino, però ecco, Skype non è proprio come essere lì nel No, posto. esatto. Comunque è l'importante è anche partecipare, essere inclusi dentro i meeting, queste cose qui, certamente, però andare in ufficio almeno 3-4 volte all'anno, secondo me, è indispensabile per mantenere. Intanto uno spirito di gruppo che se si lavora in un ufficio in cui ci sono più persone è importante. E poi sì, insomma, è giusto intendersi, confrontarsi. Nella comunicazione pesa molto il tipo di rapporto che si è costruito prima con i colleghi, con i datori di lavoro. Non so, quanto sia possibile partire con un lavoro da remoto da zero. Secondo Anche te solo per la c'è un limite, c'è un formazione. minimo di mesi che secondo te uno dovrebbe. Non lo so, perché da me ho visto altre persone partire per un remote working un po' prima e non ha funzionato benissimo, ma può essere per tanti motivi. Però secondo me c'è un minimo indispensabile, dipende dall'ufficio, dalla struttura che Sì. ha, però bisogna imparare il workflow e questa è una Probabilmente cosa che a un minimo di distanza. Sì. formazione. Imparare anche già solo la struttura delle cartelle, come vengono gestiti i progetti, ci vuole un periodo Sì. in house, secondo me. Però sì, sta un po' a chi assume e a chi viene assunto, però penso sia sempre di più il futuro del nostro lavoro, perché abbiamo la fortuna di fare un lavoro Che si può fare ovunque. ipertecnologico che per ormai veramente noi siamo molto contenti di come sta funzionando Beh, ci sono e pro, ci sono tanti pro, sì, c'è qualche sì, contro, ci sono pro tra l'altro da tutti e due i punti, nel senso sia sì. per il Sì. dipendente che per il datore di lavoro. Eh beh, certo, hai delle persone che lavorano, hai uno spazio libero in più in ufficio e Sì, poi meno affitto. ci ammaliamo di meno perché non usciamo di Non casa. devi prendere la metro, E quindi non ti anche ammali. se un giorno magari stai non benissimo, magari se sei a casa, perché noi lavoriamo anche da casa, magari c'è invece chi si vorrebbe lavorare in remoto in uno spazio esterno, Coworking. esatto, noi lavoriamo da casa, quindi. Anzi, siamo più connessi e facciamo quasi meno pause quando siamo qui, perché quando si parte, si Sì, parte. penso che i pro e i contro siano facilmente Sì, prevedibili, nel senso. poi ci sono anche molti studi su questa cosa in generale, sul teleworking, quindi non sono cose che possiamo dire niente di nuovo, insomma, però ecco, visto che ci avevate chiesto, mi hanno arrivati un po' di messaggi e spero che possa essere stato un po' interessante. Se ci sono altri dubbi, scrivete a Andrew. E basta. Grazie. Grazie a tutti. Ciao ciao.